Buongiorno a tutti e bentornati qui sul mio canale. Oggi vi farò vedere come cambiare la pasta termica a un MacBook del 2014. Mi sono ritrovato in casa questo vecchio MacBook del 2014, inutilizzato più o meno da 2-3 anni perché era lì abbandonato a se stesso, ha pure il monitor rotto ed era pieno di polvere. E qualche giorno fa mi sono venute delle idee su come riutilizzarlo, ma accendendolo ho notato che scalda veramente tantissimo e ha sempre la ventola sparata al massimo qualsiasi operazione io faccia. E quindi ho deciso di fare questo piccolo intervento di manutenzione che in realtà andrebbe fatto almeno ogni 2 anni. Stando a sentire i produttori, però chi c'ha voglia di aprire un MacBook ogni 2 anni, cioè vabbè. E quindi, visto l'andazzo delle temperature e tutto il resto, ho deciso di aprirlo e metterci mano. Ho in testa di farci un mini server casalingo o qualcosa del genere, o magari anche un server di Minecraft, non lo so, adesso ci lavoro su. E ovviamente porterò dei video sul canale, ma non vi spoilerò nulla per il momento. Vi dico solo che per ora qui sopra ci gira Windows 10 e basta. Per il resto iscrivetevi al canale per vedere i prossimi video. Per andare a smontare il Mac ho utilizzato il kit più economico di Amazon di mini cacciaviti apposta per smartphone e computer. Vi lascio il link in descrizione se vi interessa, che ve lo faccio anche vedere, è proprio pratico. Vedete, guardate, ci sono dentro tutti i mini cacciavitini per andare a smontare tablet, smartphone, appunto computer e cose del genere. Avete tutti i Torx e mini cacciaviti di tutti i tipi, quindi top. Link in descrizione se vi interessa. Ma ora procediamo con il tutorial. Dopo aver svitato tutte le viti Torx intorno al coperchio, lo rimuoviamo. Mi raccomando, ricordatevi l'ordine in cui le smontate, perché alcune vitine cambiano in base alla posizione. Ad esempio, quelle due in alto sono più corte rispetto a quelle ai bordi, sempre in alto. Quindi ecco, mi raccomando, questa piccola attenzione. Ed ecco qui il nostro MacBook bello impolverato. La prima cosa che andremo a fare è disconnettere la batteria, così da non rischiare di provocare qualche cortocircuito o qualcosa del genere. Qui ho dato una soffiatina generale giusto per rimuovere il primo strato di polvere che c'era dalle parti della CPU, anche perché era veramente troppa. Ok, procediamo con lo smontaggio del dissipatore. Come prima cosa rimuoviamo i gommini che stanno incollati sopra alle viti, che basta tirarle via con un cacciavitino, comunque staccarle con le dita e vengono via subito. Svitiamo le vitine del dissipatore, rimuoviamo questa gommina e rimuoviamo anche l'ultima vite, che questa io ho dovuto utilizzare un cacciavite a taglio perché non trovavo nel mio kit un cacciavite a croce adatto. E ora possiamo procedere alla rimozione del nostro dissipatore. Eccolo qui, bello sporco e pieno di polvere. Gli diamo una bella pulitina, una bella spolverata, e rimuoviamo anche tutta la pasta termica in eccesso. Io ho utilizzato un panno imbevuto di alcol rosa normale. Qui andiamo a pulire poi tutta la zona della ventola, anche senza smontarla, tanto basta soffiarci dentro dell'aria. Poi ho utilizzato anche un pennellino per andare a rimuovere la polvere tra le lamelle della ventolina. Andiamo a rimuovere la pasta termica anche dal processore, mi raccomando, con la massima delicatezza. Anche qui ho usato il solito pezzettino di Scottex imbevuto con un po' di alcol rosa. Ora applichiamo la pasta termica, ho usato la solita RTX MX4, vi lascio il link in descrizione su Amazon se vi interessa. Una strisciolina sulla CPU e una puntina sulla GPU. Là! Ora andiamo a rimontare il nostro dissipatore, rimettiamo le sue vitine, il pezzettino di gomma, rimettiamo al suo posto anche i gommini che dovrebbero incollarsi ancora, in teoria almeno i miei si incollavano ancora. Ricolleghiamo il connettore della batteria e chiudiamo il nostro MacBook e rimettiamo al suo posto tutte le vitine nell'ordine in cui le abbiamo smontate, mi raccomando. Ed eccoci qui ragazzi, ho fatto delle misurazioni della temperatura prima e dopo con CPU ID HV Monitor e vi posso dire che già sulla temperatura minima abbiamo avuto dei grossi miglioramenti. E lanciando uno stress test con Prime 95 possiamo vedere che prima avevamo una temperatura quasi sempre a 100 gradi fissi, mentre ora ne abbiamo 95, 96, 97, 98 e il computer riesce comunque a non andare oltre e più o meno riesce a raffreddarsi. Ovvio che stiamo parlando di un MacBook con un micro dissipatore, quindi non aspettiamoci di avere le temperature a 20 gradi, però già 40 gradi al minimo rispetto ai 60 di prima non è affatto male, comunque ci sta, cioè passettino avanti, no? E insomma, detto questo ragazzi, per oggi è tutto, spero di esservi stato utile. Magari voi avete anche voi un PC vecchio a casa, volete metterci mano, cambiare la pasta termica. Questo era il mio piccolo tutorial, insomma, su come cambiare la pasta termica a questi vecchi 14, che comunque possono rivelarsi utili in qualche modo, anche perché hanno comunque ancora 8 GB di RAM e un i5 quad core, quindi non è da buttare. Certo, al monitor rotto, però se lo attacchiamo a uno schermo funziona tranquillamente, cioè non ha nessun problema. Per cui
Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Ringrazio tutti coloro che si stanno iscrivendo in questo momento, che mettono like e che interagiscono, perché mi state dando veramente una grandissima mano ad andare avanti. Quindi grazie ancora a tutti, un bel like, iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!